Grazie Presidente, avevamo tutti che sarebbe stato un intervento appassionato come sempre, un uomo che crede nelle cose che fa, nelle cose che dice, e io penso che noi, sia pur con un'organizzazione di parte, come già definito, perché la chiesa è di parte, non è mai una cosa, continuiamo a interloquire con uno spirito costruttivo che ci contraddistingue e che rappresenta comunque un valore per tutti. Do adesso la parola, perché abbiamo parlato di legalità, abbiamo parlato anche di cambi della legalità, però ecco, noi dobbiamo anche soffermarci su coloro che poi diventano i protagonisti, che accettano la sfida della legalità, e non è facile contrapporsi alla criminalità organizzata andando a coltivare quei terreni che appartenevano alla criminalità e che sono stati espropriati e sono stati confiscati, che hanno avviato un processo di democrazia e di crescita e di sviluppo anche per le realtà locali. Quindi adesso darei la parola a Pietro Fragasso, la cooperativa Pietra di Scalco. Buonasera a tutti, intervenire con il Presidente dopo, come qualificato, dopo Giniani, però cercherò di fare brevemente. Buonasera a tutti, mi chiamo Pietro Fragasso e sono Presidente della cooperativa sociale di Pietra di Scalco. Oggi sono qui con la mia collega, la batteria sotto momento, e per raccontarvi non tanto l'esperienza dei nostri terreni confiscati, dei vostri terreni confiscati, ma per sottolineare un po' lo spirito che ci porta all'impegno quotidiano, a quella che abbiamo deciso essere la nostra quotidianità. Prima di tutto volevo sicuramente condividere con voi la nostra emozione di essere qui in questa importantissima manifestazione e ringraziare tutti quelli che... Scusate, un po' di silenzio in sala per rispetto della gente che sta ad ascoltarci e sta a sentirci, grazie. Altrimenti è Gianni, innanza. Ok, dicevo, ringraziamento per la CGL, grazie mille per averci voluto qui oggi, alla Fly, che è la nostra compagna di viaggio, e in particolare chiaramente allo SPIN, con cui non possiamo negare esistere una relazione speciale che ormai dal 2012 a oggi va avanti anno dopo anno. I giovani dello SPIN rappresentano durante i campi estivi una forza, una propulsione per noi ormai imprescindibile, e volevo ringraziare anche Franco Persiano, perché in un mondo di grandi parole, di grandi intellettuali, di persone che amano molto dire, è necessario che ci sia qualcuno che faccia, e Franco Persiano è una persona che quotidianamente è al nostro fianco, non solo quando serve, davanti ai giornalisti o alla televisione. Oggi noi siamo qui per fare memoria, stiamo ricordando un personaggio che, come ha detto il Presidente, ha cambiato la storia di questo paese. Ma noi apparteniamo a una grande famiglia, non veniamo qui soltanto come Pietra di Scalco e Alter Ego, noi veniamo qui come Libera Associazione Nomi e Numeri contro le Mafie, che è un'associazione che nasce nel 1995 con un'idea molto chiara, quella di mettere insieme due dorsali fondamentali dell'attività, che sono l'attività antimafia, di quella antimafia sociale che quotidianamente ci troviamo a vivere, e sono la memoria e l'impegno. Per memoria noi intendiamo la memoria delle vittime di mafia. Questo territorio, la Puglia, conta 64 vittime che vengono ricordate nell'elenco che ogni 21 marzo viene letto. A ricordo tutti coloro che sono stati uccisi, colpiti per mano mafiosa. Ebbene, tra quei tanti nomi, da quelle 800-900 vittime, tra quelle 64 pugliesi, a me piaceva raccontarvi una storia, velocemente. Gianni, non dire di fare silenzio sul tuo palco.
e una di queste vittime era un giovane di 22 anni. Questo giovane di 22 anni non è italiano, era albanese e si chiamava Iso. Vedete, di questo giovane noi sapevamo molto poco. Una delle poche cose che sapevamo è che era stato ritrovato cadavere l'8 settembre del 1999. Per chi è di Cerignola, sapete cosa significa l'8 settembre, no? Sapete quanto è simbolica per questa comunità quella data, questa patronale? Ebbene, noi questo ragazzo, giovane albanese, sapevamo soltanto che era stato ammazzato. Le indagini poi ci racconteranno che era stato ammazzato per mano di caporali. E ancora di più ci racconteranno che era stato ammazzato per mano di caporali perché a un certo punto della sua permanenza su questo territorio di Cerignola aveva deciso di ribellarsi, aveva deciso che vivere la propria vita da schiavo sotto lo schiaffo dei caporali non aveva più senso, aveva senso dare una dignità alla propria esistenza. E questo ragazzo Iso decide di ribellarsi e i caporali decidono che doveva essere l'esempio da dare a tutti. Viene ammazzato a calci, pugni e bastonate. Aveva 22 anni. Da quel momento in poi Iso diventa un simbolo forte della lotta al caporalato su questo territorio, soprattutto per chi, come gli amici della FLAI, come tutti quelli che facevano parte del movimento antimafia, di quell'antimafia sociale che tanto è vicina a Libera, a cui Libera dai Natali sostanzialmente, vuole essere sprone, vuole raccontare, vuole dare memoria attraverso l'impegno. Vedete, le cose sono strane. Per tanti anni Iso della RAI è stato un nome, un cognome, una data di morte, null'altro, nessuna tridimensionalità, nessun racconto, nessun colore, non sapevamo nulla. Accade però che una ragazza italo-albanese, Ayara, che vive a Modena, venga a fare il cambio di mafia a Mesagne. Questo accade nel 2012. E nel 2012 lei, che sta a Mesagne, vede che su una bottiglia di vino è scritto Iso della RAI. Vede che in quella cooperativa gli racconta la storia di questo giovane albanese, di cui non si sa nulla, tranne il fatto che è una vittima di mafia. E allora succede che Ayara torna in Albania, nel suo normale viaggio di ritorno, e racconta, comincia a cercare su Facebook, attraverso i social, questo cognome della RAI sul proprio territorio. E arriva a conoscere una cugina di Iso. Dalla cugina di Iso arriva a conoscere la sorella, Polizzeni. E accade che Polizzeni si mette in contatto con Libera, con Daniela Marcone, e viene a scoprire quello che nessuno sapeva della sua famiglia, cioè che il nome e il cognome, il sacrificio del loro fratello, era diventato simbolo di lotta al caporalato sul territorio. E siccome i cerchi si chiudono, ed è bellissimo quando questo accade, il 14 e il 15 ottobre scorsi, per la prima volta, la famiglia Ferrari arriva in Italia e arriva a Cerignola a visitare, attraverso Libera e attraverso l'impegno del presidente di Libera, delle cooperative e della cooperativa Terre di Puglia e di Mesagne, i territori che ricordano il proprio fratello. E quindi ci troviamo oggi a chiudere quel cerchio, ad avere una tridimensionalità. C'è una cosa che Susanna, la sorella minore di Iso, dice, ha detto quando era qui tra noi, ha detto: il sangue di mio fratello è stato versato qui, l'anima di mio fratello è qui, un pezzo del nostro cuore rimane qui. E allora, qualche giorno fa, il ministro Orlando è stato qui, in visita strettamente riservata, infatti non arriva anche a a ricordare che è stato approvato un disegno di legge, è diventata legge, è diventato reato il caporalato, e ha ricordato giustamente questa legge deponendo una corona di fiori sotto, davanti alla casa natia di Giuseppe Vittorio. Noi crediamo che sicuramente un merito storico è quello di Giuseppe Vittorio,
ma ci sarebbe piaciuto, e sicuramente sarà così, che questa legge contro il caporalato venga dedicata a Iso, a Jerry Maslow, a tutti quegli uomini e quelle donne, anche italiane, cadute per mano di caporale. Quindi la nostra, il nostro impegno sicuramente partito dal 7 di Pistoia, ma non dobbiamo mai dimenticare che nelle campagne di Cernula si moriva di caporalato e si morirà di caporalato per un semplice motivo: non esisterà legge che potrà fermare una situazione, una filiera criminale che è direttamente collegata all'economia. Non ci sarà mai nessun caporalato che verrà debellato se politica ed economia, se i prezzi del pomodoro a 5 centesimi rimarranno 5 centesimi, i contadini continueranno a usare una filiera diversa, è normale. So di dire una cosa abbastanza forte, ma se è vero che i caporali sono illegali, è illegale sottopagare i prodotti, è illegale sottopagare la materia prima, quindi non ci sarà mai nessuna risoluzione se non risolviamo questa via prima tra verità politica e verità economica. L'impegno. Dove arriva la nostra volontà di fare memoria? Si traduce in qualcosa di molto concreto. Si traduce nei beni confiscati alle mafie. E su questo territorio Cerignola ha una grande virtù. Tutti i beni attualmente in affido al comune sono utilizzati. Questo significa incarnare quel messaggio che un altro grande sindacalista e parlamentare, Pino La Torre, ha realizzato. Cioè quello di capire, avere la percezione chiara che i patrimoni criminali si aggrediscono andandoli a togliere le cose. E questo non significa soltanto abbassare le ricchezze, ma abbassare la subcultura, la cultura, l'egemonia culturale sui territori. Se tolgo al mafioso, tolgo credibilità al mafioso. I mafiosi hanno potere perché hanno cose, se gli le tolgo questo potere crolla. E ancora di più, che cosa ci sta a cuore? Che venga tenuto alto lo spirito della legge 109 che dice che i beni confiscati alle mafie sono di proprietà pubblica, che devono essere vissuti, e la nostra esperienza è una delle tante esperienze che racconta la possibilità di creare economie, non soltanto singoli, ma economie, posti di lavoro, occupazione, sui beni che prima erano dei boss, che appartenevano a Grande Luis Ferraro, che appartenevano a clan che hanno fatto e purtroppo stanno facendo la storia criminale di questo territorio. Vista la presenza del Presidente, noi sappiamo che la Regione Puglia è sempre stata all'avanguardia sull'utilizzo dei beni. C'è stata un'esperienza straordinaria nel 2010 che è stata libera il bene, che è stata data la possibilità, la Regione Puglia metteva a disposizione economie per dare riutilizzo a questi beni. È stata un'esperienza bella, ma che ha avuto dei limiti, perché pensare di riutilizzare solo un bene su un comune con quantità economiche che diventano importanti, 750.000 euro al tempo, significa limitare la possibilità di accesso, significa castrare la possibilità che tante realtà su tanti territori, anche con cifre più piccole, possano riutilizzare quei beni, renderli fruibili, rendere una preoccupazione continua e costante. Noi non abbiamo bisogno che i beni confiscati dentro delle Ferrari. Noi abbiamo bisogno che quei beni confiscati ritrovino partecipazione, ritrovino utilizzo, siano sui territori dei monumenti di un nuovo rinascimento italiano. Noi dobbiamo pensare che la mafia è il più grande problema che questa nazione ha. Non è, come diceva il segretario prima, un elemento di costume, non è qualcosa che a volte esiste e a volte non c'è. La corruzione e le mafie sono il più grande problema di questa nazione. E se noi non capiamo che attaccando le mafie e distruggendo i patrimoni criminali noi abbiamo l'opportunità di rilanciare questo paese, noi stiamo perdendo il fuoco delle cose. Perché ricordiamoci tutti, e cedo la parola ancora, che sui beni confiscati la mafia è stata sconfitta. Ricordiamoci tutti, proprio in memoria di Pio La Torre e di Giuseppe Di Vittorio, che sui beni confiscati la mafia ha perso. Grazie. Adesso la parola ancora alla Tempo, invitando a essere un po' più stringati perché i tempi cominciano ad essere tirati. Buonasera.
buonasera a tutti, io sono molto onorata di essere qui. Unica voce femminile di Napoli, numero uno, grazie Don Franco. Sono onorata di essere qui perché vorrei anche io della famiglia operaia. Ricordare Giuseppe Vittorio, il 3 novembre, giorno del mio compleanno. Che mi andrà nella mia storia personale. Vi racconto in breve perché siamo qui e perché Franco ha deciso di farci intervenire. Non solo per dirvi che i beni confiscati sono dei beni collettivi dati alla comunità e comodato uso gratuito, ma i beni confiscati sono delle economie che possono dare la possibilità ai giovani del territorio, non solo agricoltori, ma formatori, educatori, economisti. Sono delle potenziali cellule di rinascita di un territorio, sono delle piccole cellule che urlano alla comunità intera di prendiamoci i nostri territori. Oggi il lavoro sui beni confiscati rappresenta un nuovo modo di fare agricoltura. Non è solo un'agricoltura il cui fine è la produzione, perché ci sono delle filiere compiute che vedono i loro prodotti nei mercati. Ha un valore aggiunto un bene confiscato, il lavoro sul bene confiscato, la prevenzione, l'educazione e la voglia di stimolare sentimenti di appartenenza. Il lavoro sui beni confiscati non è confinato a quegli ettari, non è confinato al laboratorio di legalità Francesco Marconi a Ferraut. Il lavoro sui beni confiscati delle nostre realtà va oltre quei confini, diventa formazione, educazione, prevenzione, una voglia di stimolare i giovani del nostro territorio ad appartenere a questo territorio, a riprendersi con le terre, perché sono terre di tutti, di cui tutti dobbiamo avere contezza, perché sono collettivi, non sono del comune in quanto amministrazione, sono di tutti i cittadini e tutti i cittadini devono avere la possibilità di partecipare al mondo pubblico per poter fare impresa e poter trovare lavoro nel proprio territorio, così come abbiamo fatto noi qui a Cerignola. Ecco, il nostro territorio, la nostra comunità ancora oggi, nell'ultima relazione della direzione investigativa di mafia, ci racconta uno scenario abbastanza triste. 20 anni fa gli stessi cognomi, oggi gli stessi cognomi, con gli stessi reati, con maniera di esportare all'estero gli stessi reati. Persone che hanno scontato le loro pene, altre che non le hanno scontate, che ora sono fuori, che ci ritroviamo ad incrociarli tra le nostre vie. Ecco, le nostre realtà, come quella di Libera Territoriale, vi raccontano che Cerignola non ha paura, perché Cerignola ha voglia di rinascere e ci dobbiamo rendere conto che l'economia legale è creata dal territorio, dalla gente che vive in questo territorio, che vuole stare in questo territorio. Noi abbiamo costituito la cooperativa Telecom nel 2008, abbiamo finito l'esperienza di servizio civile, abbiamo deciso di fare un'impresa, ci siamo tuffati in questa esperienza mettendoci tutta la passione, perché volevamo rimanere in questa città. Oggi possiamo raccontare tanta sofferenza, ma anche tanti successi, con più di un passo alla volta, attraverso lo studio, l'autoformazione, la progettazione, la voglia di fare, la capacità di essere resilienti, di resistere anche agli atti di vandalismo che ti distruggono un sogno. Perché noi quando abbiamo preso gestione Ferraut l'abbiamo trovata completamente distrutta, vandalizzata, saccheggiata, una discarica a cielo aperto. Oggi l'immondizia non c'è, ci sono progetti, c'è voglia di una ristrutturazione, c'è inclusione attraverso i ponti che si creano anche con chi ha compiuto degli errori con la giustizia. Ecco, oggi i confiscati rappresentano la rinascita e Cerignola si deve rendere conto di questo, prendendo il coraggio a domani e scegliendo da che parte stare. Io concludo il mio intervento con le parole di Giuseppe Vittorio. Quando si alla fine con sicurezza di servire una grande causa, una causa giusta, ognuno può dire alla propria donna, nel mio caso al proprio uomo, ai propri figlioli, affermare di fronte alla società di avere compiuto il proprio dovere. Buon lavoro a tutti, compagni. Grazie.
grazie ancora per la passione qui, indubbiamente si continua a spendere per questa partita difficile e complicata, ma vale la pena comunque giocarla. Adesso siamo quasi finiti, altri due interventi, quindi vi prego di pazientare ancora un po'. È giusto adesso dare la parola a Gerardo Biancofiore, presidente dell'ANCE, dell'Associazione Nazionale dei Costruttori, associazione confindustriale, che noi apprezziamo per essere venuta qui questa sera a celebrare la figura di un sindacalista che comunque era un sindacalista rispettato dalla controparte. È importante che i sindacalisti, sia pur mantenendo le loro posizioni e difendendo le loro posizioni, godano del rispetto di chi sta dall'altra parte. La parola a Gerardo Biancofiore, grazie. Grazie alla Cipriano per questo invito. Io veramente sono onorato di partecipare a questo seminario in onore dell'anniversario di Giuseppe Pinto. Sono onorato per due motivi. Uno, perché sono orgoglioso di essere vicentino, sono orgoglioso di essere pugliese, sono orgoglioso di aver vissuto una storia da bambino che mi ha visto sempre festeggiare il primo maggio. Il primo maggio che rappresentava, io sono nato nel quartiere della Cittadella, perché Vicerino la conosce bene, il quartiere dove la figura di Vittorio era a fianco alla figura della Madonna di Ripampa, è così. E devo dire, sono veramente contento di ascoltare tanti stimoli e tante proposte che la gente, i giovani aspettano dalla parte anche, diciamo, confindustriale. È vero, anche, è vero, non vero, ma di più, è la pura verità che c'era un rispetto enorme dalla parte datoriale e la parte sindacale. E un esempio per tutti era Giuseppe Pinto. Giuseppe Pinto, il quale non ha fatto mai mancare la sua, mi piace ricordarlo in questo momento. Cioè, Vittorio, ricordo come la sua scelta di impegnarsi nel movimento dei lavoratori fosse stata motivata innanzitutto dal bisogno di comprendere, di aprire una strada a quello stato di arricchimento e di umiliazione in cui versava la classe operaia. Io veramente sono orgoglioso, perché chi fa questo non è in un senso civile. Lui è stato, prima si parlava di modernità, è stato locale e globale nel suo pensiero e nelle sue azioni. Un esempio da seguire sia per chi opera ma anche per chi fa impresa. Io ho anche l'onore di fare il presidente delle imprese italiane nel mondo, e quando giro il mondo Giuseppe Vittorio mi viene parlato da molti governanti. Prima si parlava dell'Ungheria, c'era proprio il vicepresidente del Consiglio dell'Ungheria che mi parlò di Giuseppe Vittorio, un uomo di grande cultura, e mi fece un'analisi precisa e attenta del comportamento di un parlamentare, di un leader storico, sindacale e politico, qual era Vittorio. Vittorio rivelò nel dopoguerra un coraggio che contribuì a porre le basi nel miracolo economico del nostro paese. Fece scelta ad ANCE e contro potere, si ritrovò sempre a fianco in momenti importanti imprenditori e uomini del fare, del campo, di pescatori, nel Kenya, Saraceno, seguendo loro la via da seguire. Un esempio è stato, ad esempio, l'autostrada del Sole, non fu solo un capolavoro di ingegneria civile, apprezzato da tutti noi, ma fu un risultato di incontri e straincontri che non riuscì, un risultato del piano di Tuttora, tutto allora profumava di cambiamento. Non a caso alcuni mesi prima dell'inaugurazione dell'Otto Sole erano stati aperti il capolavoro di Gran San Bernardo, i milanesi avevano iniziato a circolare nella loro metropolitana. Non si tratta di pure coincidenze
ma di un clima in quale il paese, pure con le sue contraddizioni, era in asso. Il futuro non spaventava, anzi, era impregnato di fiducia, quello che oggi manca. Di Vittorio fu un leader geniale, dimostrò non solo di essere un sindacalista ineguagliabile, ma anche un grande uomo politico. Col piano del lavoro, la famosa mossa del cavallo, proponeva una mobilitazione a partire dalle forze del lavoro per degli obiettivi importanti a partire dalla casa. Oggi al nostro paese serve un piano di messa in sicurezza. Le tragedie che abbiamo vissuto da agosto e di qualche giorno fa, ad agosto io, dopo 15 giorni, dopo la gran cassa mediatica, tutto è diventato insieme. Il paese, in provincia di Foggia, abbiamo 26.000 abitazioni che vanno messe in sicurezza. In tutta la Puglia, 150.000 abitazioni che vanno messe in sicurezza. E non parlo di ospedali, scuole, dove lì c'è un preciso dovere civico e politico da fare. Quindi bisogna, siamo stanchi di annunciare, annunciti, di tutte le cose. Abbiamo bisogno di azioni concrete. Questa è una provincia che ha una disoccupazione giovanile che tocca il 60% e bisogna dare una speranza a questi giovani. Lo dico perché ho un'azienda, faccio di tutto per assumere, ma noi stiamo vivendo, un settore che sta vivendo un momento di crisi. C'è bisogno di un cambio di rotta. Io dico che l'idea che per ottenere una cosa non basta chiederla, bisogna iniziare a cominciare a costruire. Grazie. Grazie per l'intervento, anche per il ricordo di Vittorio, di Ugellino Arno, che indubbiamente mantiene questo riferimento forte alla figura di Vittorio. E adesso l'ultimo intervento, Alessandro Langio, in casa di Vittorio, che a Cerignola svolge una funzione molto forte dal punto di vista della rieducazione storica e culturale della figura di Vittorio, che ha la propria sede qui a Cerignola, sotto il vecchio palazzo municipale. È un'associazione che noi vogliamo che si radichi sempre di più, che riesca a svolgere la sua funzione per proiettare la figura di Vittorio nel futuro alle nuove generazioni. Io penso che va sostenuta anche da questo punto di vista, perché è importante che questa associazione continui a svolgere la sua funzione con gli strumenti a disposizione che anche le amministrazioni pubbliche dovrebbero assicurare, a partire dall'amministrazione comunale, che mi auguro continua a mantenere un rapporto forte. La parola ad Alessandro. Punto fondamentale sul quale noi cerchiamo di ragionare è come rendere vivo il pensiero di Giuseppe Di Vittorio oggi. Questo è quello che cerchiamo di fare nel territorio, noi vogliamo, Cerignola ha costruito in questi ultimi consolidati, in questi ultimi 6 anni, un lavoro importante con le scuole estere. Ogni anno, noi per alcuni mesi, riusciamo a lavorare con le scuole attraverso dei testi di autori che riteniamo molto opportuni per l'età scolastica delle scuole superiori, e i ragazzi lavorano e poi dopo 2 mesi di lavoro con le scuole li facciamo incontrare l'autore con gli elaborati che i ragazzi hanno prodotto e si crea un confronto vero, un confronto sul tema. Ovviamente noi scegliamo i temi che sono cari, cioè i temi legati alla costituente, alla fase costituente di supervittorio, i temi del lavoro. Questo l'ho fatto anche in occasione del 2012 sul piano del lavoro, noi abbiamo fatto una pubblicazione, Crisi, Nascita e Costituzione, con Silvia Berti, ragionando anche con le scuole, ma anche insomma eventi importanti che noi cerchiamo di fare anche in altre città, con Chiesi, la mia, io sono a Tarantino, Lecce, Brindisi, noi cerchiamo di muoverci con le scuole, con gli insegnanti, cerchiamo, abbiamo fatto per 2 anni, quasi 2 anni, dei corsi di formazione sulla Shoah per far ragionare, dare una formazione sui vuoti che ci sono purtroppo con le associazioni degli insegnanti,
rispetto ai temi della, della Shoah o delle leggi razziali. Sui temi delle leggi razziali, il periodo delle leggi razziali, Giuseppe Vittorio era proprio presente in Francia, lì è stato direttore di un giornale molto importante, La Voce degli Italiani. Noi abbiamo recuperato questo giornale, grazie a Bernardo Milano, l'Università di Bari, l'abbiamo portato qui, è stato digitalizzato, un lavoro che era stato avanti per circa 2 anni, l'abbiamo portato qui a Cerignola, nell'attesa di poterlo far fruire agli studiosi, ai giovani che intendono approfondire dei temi che sono, diciamo, l'ossatura, sono, come dire, la spina dorsale del nostro paese, e che noi molto spesso vediamo a, come dire, attaccare, vediamo in qualche modo ridurre a semplice dibattito di opinione su dei temi che sono stati fondamento della nostra Costituzione e che sono derivati di una durissima seconda guerra mondiale che ha visto il maggior numero di morti che la storia contemporanea abbia visto. E quindi noi cerchiamo di resistere culturalmente. Questa è la prova, questa è la magia, cioè la cultura resiste fino a quando ci sono le persone che la reiterano come concetto, ma soprattutto la praticano. Mettere in rete delle buone pratiche che abbiamo fatto, come il storico per l'esistenza di Bari, come il dottor Liuzzi, che è uno storico fondamentale per l'associazione Casa di Vittorio. E il riferimento a quello che facciamo sul territorio, collaborando, abbiamo collaborato, speriamo di farlo ancora con la fotografia di riscatto, anche con l'associazione, va bene, la meravigliosa Fiera del Libro che ospita questa città, nella quale noi partecipiamo ogni anno come possiamo e sempre molto volentieri. Resistere significa fare della cultura un'azione. Sempre Vittorio ha insegnato questo, Baldina Vittorio ha voluto questa associazione. E noi molto umilmente cerchiamo con Giovanna Zunino e tutto il direttivo di portarla avanti. Grazie a tutti. Buonasera. La quindi con la parola segretario generale della Repubblica fino al secondo. Grazie a tutti per essere intervenuti, però ecco, rimaniamo tutti fermi perché abbiamo terminato un altro po' di pazienza. Intanto consentitemi prima di esprimere, diciamo, qualche mio pensiero rispetto alla giornata di oggi, di ringraziare i compagni e le compagne che hanno organizzato questo splendido evento di questa sera. Grazie a tutti. E qui perdonare Franco Persiano per l'importante impegno che ha messo in campo da questo tempo. Iniziative che ovviamente presuppongono un'organizzazione, presuppongono un progetto e anche degli obiettivi. Vorrei ringraziare i compagni e le compagne che ci hanno raggiunto e che noi abbiamo accolto con grande piacere in questa regione, che vengono tutti quanti dalle regioni. Di ringraziarvi per la presenza in questa sala così importante, così numerosa, così appassionata e così attenta. Ma è normale, non è usuale che a quest'ora compagni e compagne tengano un'attenzione così elevata rispetto a un tema che è quello di evocare un compagno del nostro territorio, un compagno che ha fatto grande il nostro territorio con tutta questa attenzione. Vorrei consegnare anche questa fotografia di questi compagni e queste compagne ai compagni che vengono da fuori, Stefano. Quando raccontano un mezzogiorno straccione, o un mezzogiorno caritatevole, o un mezzogiorno che non si vuole impegnare, o un mezzogiorno che non ha un progetto, o un mezzogiorno che aspetta che qualcuno faccia qualcosa per loro. No, qui c'è un mezzogiorno che vuole lavorare, qui c'è un mezzogiorno che vuole dare un contributo, qui c'è un mezzogiorno che ogni giorno dà un contributo. Lo fa perché è sempre più difficile, perché noi qui del mezzogiorno siamo abituati, come dire, ogni giorno a organizzare la nostra vita, riorganizzarla rispetto a preoccupazioni, rispetto a
disattenzioni della classe politica di determinati territori, rispetto a disuguaglianze e distanze nel paese tra lavoratori e lavoratrici che da troppo tempo, come dire, sui nostri territori viviamo e leggiamo, e però comunque non ce la segniamo. È la storia di Vittorio, è la storia di uomini e compagni come di Vittorio che ci hanno segnato la storia di questa storia e a combattere le nostre battaglie quotidiane, piccoli o grandi che siano, per le nostre cause giuste, come di Vittorio evocava. È soltanto un rito, stiamo soltanto, come dire, mettendo in piedi un'altra giornata evocativa, no. Per noi è importante discutere di Vittorio, per noi discutere di Vittorio oggi è rappresentato, rimettere al centro del dibattito, della discussione di questo territorio, di questa regione, i temi che vanno affrontati. 59 anni dalla morte di Vittorio, ogni anno non manca a questo territorio di rievocare la storia, il pensiero, le azioni del bracciante da 7 anni e fine costituente che ha impregnato la Costituzione dei temi del lavoro, dall'articolo 35 fino al 40, che è stato precursore attraverso quell'intuizione dei padri dello Statuto dei lavoratori, che ha lavorato per mettere al centro della discussione politica una fase importante e complicata, una prospettiva che fondasse il nostro paese rispetto ai temi del lavoro. E lo facciamo perché vogliamo rievocare, vogliamo ricordare, ma anche perché abbiamo bisogno di continuare quel percorso che ci siamo dati. Perché purtroppo i problemi esistono, perché purtroppo non abbiamo risolto tutto, perché oggi invochiamo, rievochiamo la forza delle azioni di Vittorio, la forza delle azioni di questo popolo, ma intorno a noi ci sono i ghetti. Intorno a noi ancora si muore perché si inquina, intorno a noi ci sono ancora lavoratori e lavoratrici che la mattina entrano nelle fabbriche sapendo che sono fabbriche insicure, sapendo che rischiano la loro vita e che lavorando inquinano le città dove vivono i loro figli, le loro mogli e i loro cari. E noi per questo dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. Per questo dobbiamo continuare a tenere alta la guardia. E perché questa è una regione che non si rassegna. Questa è una regione che non si rassegna e vuole dare anche un impulso per lo sviluppo del paese attraverso lo sviluppo del mezzogiorno. Perché questo è un paese che non si salva se non si affronta definitivamente e fino in fondo i temi del mezzogiorno. Che non è un mezzogiorno che attende, che aspetta. È un mezzogiorno che progetta. È un mezzogiorno alle nostre latitudini che certo vive il dramma del caporalato dei ghetti, ma vive anche importanti distretti dell'aerospazio, all'interno delle quali nella nostra regione ci sono importanti investimenti innovativi di avanguardia sulla meccatronica, e però si continua a morire nelle fabbriche, però ancora c'è una migrazione povera, e però ancora i dati della disoccupazione nei nostri territori sono dati drammatici che fanno tremare i polsi. E come dire, rattristiscono e rattristano uomini, donne, padri, madri, nonni, coloro i quali hanno fatto anche le battaglie fianco a fianco con Vittorio, vivendo quel mito, vivendo la speranza del cambiamento del nostro territorio, e che oggi vedono migrare i loro figli, vedono migrare i loro nipoti, che vedono sfruttare i loro figli e i loro nipoti pur di, come dire, lavorare, perché il lavoro spesso, il solo fatto di avere lavoro, di far considerare un privilegiato delle nostre parti. E ahimè, diciamo, un tema che riguarda non soltanto i nostri territori, ma che sta diventando un tema che, diciamo, riguarda e che sta interessando anche altre parti del paese. E quindi c'è bisogno di andare avanti, c'è bisogno di continuare la storia di Vittorio. C'è bisogno che quelle intuizioni straordinarie di quest'uomo autodidatta che ha pensato non al domani ma al dopodomani, quando ha pensato di mettere il lavoro al centro della sua Costituzione, ha pensato di fare un lavoro non per il momento dato ma per le future generazioni, per le future generazioni. E quindi non possiamo rassegnarci a questo lavoro precario, non possiamo rassegnarci a questo lavoro povero, e quindi noi chiediamo alla politica di svolgere un ruolo, chiediamo alle istituzioni di svolgere un ruolo,
abbiamo le istituzioni che vogliono cimentarsi, bene, ringraziamo, ce l'hanno detto, non facciamo sconti a nessuno, che siano istituzioni territoriali, che siano istituzioni regionali, che siano istituzioni nazionali. Qui si fa i conti con un territorio che ha la capacità di progettare, che ha la capacità di interloquire, che ha la capacità di proporsi, che ha la capacità di contrattare, che ha la capacità di fare le vertenze, che ha la capacità di fare le lotte. Ora bene, si vuole affrontare con argomenti diversi il mondo del lavoro, si vogliono affrontare con argomenti diversi e si vogliono contrastare le logiche che sono le logiche che ormai da 20 anni mortificano il mondo del lavoro. L'abbiamo sentito dal nostro Presidente della Regione. Certo, politiche sbagliate, 20 anni di politiche che hanno pensato di far competere le aziende, soprattutto nei nostri territori, attraverso l'abbattimento del costo del lavoro, attraverso l'abbattimento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, pensando che attraverso questo meccanismo sarebbero arrivati grandi investimenti. Non è vero. I dati della disoccupazione sui nostri territori sono preoccupanti, i dati della disoccupazione, soprattutto quella giovanile e femminile, sono preoccupanti. Emigrano i nostri giovani, i nostri laureati lavorano con percentuali bassissime e si adattano a fare di tutto. Allora bisogna cambiare le regole, bisogna cambiare il paese, bisogna dare uno shock profondo a questo paese. Noi vogliamo fare la nostra parte, la CGL ha deciso di fare la propria parte. E con che cosa lo fa? Partendo dall'intuizione di Vittorio. L'intuizione aveva messo in piedi il piano del lavoro perché aveva capito che non si risolve il problema del mezzogiorno, si risolve il problema del lavoro attraverso lo sviluppo dell'economia. Quella è l'intuizione importante del piano del lavoro. Questo ha ispirato Di Vittorio, e questo ha ispirato, e questa ispirazione è l'ispirazione che ha messo in campo, ha fatto mettere in campo la nostra CGL, la nostra organizzazione, oggi, le stesse prospettive di cambiamento, le stesse prospettive di investimento. Basta continuare a tagliare sui lavoratori, basta continuare a tagliare sui diritti, c'è bisogno di investimenti importanti, e ora e subito, c'è bisogno del fare. C'è bisogno di fare investimenti che subito mettono a disposizione risorse per creare subito nuova occupazione e duratura per i giovani e ahimè per anche per i non più giovani. Di questo c'è bisogno, di questo il nostro paese oggi ha bisogno. Possiamo continuare a competere al ribasso o dobbiamo pensare di investire nell'innovazione, nella ricerca? Possiamo continuare a pensare che il Jobs Act, questa ricetta miracolosa che ha fallito in maniera straordinaria sotto gli occhi di tutti, e ci viene da dire l'avevamo detto, possa essere quella ancora la ricetta? Oppure bisogna investire le risorse pubbliche per le aziende che investono in innovazione e ricerca, che creano prodotti che stanno sul mercato? Certo, bisogna fare la propria parte, le istituzioni devono fare la loro parte, il mezzogiorno deve, come dire, fare i conti con una serie di problemi strutturali, certamente. Le istituzioni ci vogliono stare al nostro fianco, bene, ma se noi non creiamo infrastrutture, se noi non creiamo strade, se noi non creiamo autostrade, se noi non utilizziamo al meglio le potenzialità infrastrutturali che pure abbiamo sul nostro territorio, è difficile che qualcuno venga a investire sui nostri territori. È complicato che qualcuno possa pensare di investire sui nostri territori e creare buone strade occupazione. E la legalità non è soltanto un tema legato, diciamo, alla sicurezza, rispetto alla quale molte forze politiche per l'altro spesso. No, è un tema economico. È un tema economico straordinario e fondamentale, non soltanto perché in termini di PIL rappresenta milioni e milioni di euro, ma perché un imprenditore che deve investire evidentemente vuole sapere che si apre un cantiere e non deve essere attenzionato il giorno dopo dalla criminalità. Se qualcuno deve investire sui nostri territori deve sapere che può progettare un costo e quel costo deve rimanere il costo dell'investimento della sua produzione, non deve aggiungere null'altro in termini di pizzo, in termini di speculazione, in termini di corruzione. E quindi c'è bisogno di anche lì una pubblica amministrazione che funzioni, una pubblica amministrazione che dia un contributo a chi vuole investire sui nostri territori. Altro che smantellare le pubbliche amministrazioni, altro che fare pubbliche amministrazioni come estreme, leggere. No, c'è bisogno di pubbliche amministrazioni che siano efficienti, che funzionano, che diano un contributo alle imprese, che sostengono i cittadini. Di questo c'è bisogno in questo paese.
Guardate, c'è politiche completamente sballate. E invece si continua a tagliare, i tagli lineari. Il governo che continua a far cassa sui bisogni dei lavoratori, sui bisogni dei cittadini, sui bisogni dei pensionati. Dobbiamo invertire quest'ordine di cose. Si può fare dal basso, certamente si può fare dal basso. Certamente le giovani e le ricette che soprattutto questo governo sta mettendo in campo non sono ricette che possono soddisfarci. Noi siamo pronti, certo, abbiamo il nostro piano del lavoro. Investiamo, guardate, stiamo vivendo il dramma del terremoto. Viviamo il dramma delle alluvioni. Eppure ci sono importanti risorse per l'infrastrutturazione che noi possiamo utilizzare e non utilizziamo. Possiamo mettere a posto e intervenire sull'assetto idrogeologico, sui nostri territori, con finanziamenti che pure esistono e non lo facciamo. Non lo fanno le istituzioni. Non se ne occupano. Non se ne occupano. E noi siamo lì continuamente e costantemente a sensibilizzare, a stimolare, a fare la nostra parte. L'abbiamo fatto qualche giorno fa anche su questi territori, ma proprio per essere concreti. Perché noi dobbiamo dare risposte ai cittadini e alle cittadine, ai nostri iscritti, ai nostri iscritti, a chi vive il disagio profondo che nei nostri territori leggiamo quotidianamente e che sicuramente Giovanni, tutti i giorni, i nostri Giovanni all'interno del campo del lavoro intercetta. Bisogni di cittadini e cittadine che non hanno punti di riferimento. Noi siamo un territorio all'interno del quale c'è una Camera del Lavoro comunale in ogni comune. È un nostro orgoglio, è un nostro assetto straordinario che ci fa diventare tutti importanti. Facciamo attività politica, facciamo attività di servizi, ma svolgiamo anche lì un'attività straordinaria in quanto punto di riferimento di cittadini e cittadini che in alternativa hanno poco e nulla. Noi vogliamo mantenere questo assetto, vogliamo che si trasformi in una forza politica che dal basso cambi le condizioni del paese, che dal basso cambi le condizioni di questi territori. Io penso che possiamo farci, io penso che noi possiamo dare una risposta importante. E se ancora oggi tanti cittadini, tante cittadine, tanti pensionati, tante pensionate stanno dietro le nostre bandiere, all'interno delle nostre sedi, è perché c'è questa cultura e questa della nostra organizzazione che si pone come punto di riferimento in una straordinaria condizione di solidarietà tra tutti per alleviare i disagi dei deboli, alleviare i disagi di chi non ce la fa, alleviare i disagi anche degli ultimi. È una lezione che ci ha dato il Vittorio, certo, anche questa, ma è una lezione che il Vittorio ha trasmesso ai tanti di Vittorio che quotidianamente si sono affannati nella sua imitazione o della, come dire, prospettazione delle proprie delle idee di Vittorio stesso. Guardate, io penso che abbiamo a che fare qui con una straordinaria figura che è stata studiata in lungo e largo, Casa di Vittorio, la Fondazione di Vittorio, studiosi come continuano a raccontarci le gesta di questo straordinario uomo. Ma guardate, se noi giriamo sui nostri territori, se noi frequentiamo i nostri territori, i nostri luoghi, ci rendiamo conto che di quella cultura è pregnata tanta gente, di quella cultura sono pregnati tanti uomini e tante donne dei nostri territori. È una storia che ormai fa parte di noi stessi, è una storia che fa parte del nostro DNA, è una storia che fa parte della nostra organizzazione. E quindi noi dobbiamo tutelarla e difenderla con grande attenzione, questa intuizione straordinaria delle Camere del Lavoro, di questa forza che parte dal territorio, di questa forza che aggrega dal basso. Ecco, questo è lo straordinario anche qui, esempio che Vittorio ci ha dato, un Vittorio che parte con la zappa e la vanga, come diceva qualche ministro che voleva spiegargli che forse la vanga era, come dire, più facile lavorare con la vanga, forse è stato più leggero lavorare con la vanga e con la zappa, gli spiegò che lui che voleva lavorare con la zappa e con la vanga. La zappa era più pesante della vanga. Per dire che c'è un uomo che ha vissuto e quando tu le vivi quelle cose sulla tua pelle non te le deve raccontare nessuno. Quando le hai vissute sulla tua pelle sei capace di guardare negli occhi il tuo collega, quello che lavora lì a fianco a te e comprendi qual è il suo disagio. Non te lo deve raccontare. Quindi qui ci sono uomini e donne capaci di fare questo, capaci di passare dall'essere un contadino a 7 anni segretario nazionale, segretario del sindacato mondiale. Pensate che straordinario per questo. Un uomo, un autodidatta che parte dalle campagne di Cerignola
attraversa e fa le battaglie, quelle raccontate dal Presidente della Regione contro il fascismo, per affermare i principi della democrazia del nostro paese, delle nostre terre, e penso a quello che è stato fatto a Bari, a Minervino, le lotte per la democrazia, per sconfiggere le squadracce fasciste, fino a diventare un importante membro della Costituente. Guarda, è una cosa, diciamo, che sembra quasi un sogno, una cosa che non si poteva realizzare, e che invece noi siamo qui ancora una volta a raccontare e cantare con grande orgoglio, come un uomo della nostra terra, come un uomo che ci appartiene, ci ha contaminato di quella sua straordinaria storia, di quelle sue straordinarie intuizioni che hanno contaminato anche l'intelligenza, che hanno contaminato anche la cultura. A proposito di cultura, che direbbe oggi Di Vittorio rispetto al fatto che ha puntato da sempre ed era fermamente convinto che l'ignoranza era causa della fame? Cosa direbbe oggi ai nostri giovani e ai padri e ai nonni di quei giovani che hanno creduto giustamente in questa intuizione e che vedono oggi uomini, donne, giovani che hanno studiato, che hanno fatto la loro parte, che hanno contribuito, come dire, ad elevare la cultura del nostro territorio, partire miseramente e in maniera triste, perché sui nostri territori non c'è lavoro, sui nostri territori non c'è la possibilità di esprimere le proprie competenze, sui nostri territori spesso, purtroppo, non c'è capacità e possibilità di esprimere le proprie professionalità, non c'è la possibilità di guardare in faccia un padre che si è, come dire, che ha utilizzato tutti i suoi risparmi, un padre che ha messo a disposizione la sua vita per formare un proprio figlio, mandarlo, come dire, e metterlo sul mercato del lavoro, invece quel figlio non può neppure guardare con gli occhi, negli occhi con soddisfazione, perché non è in grado di dire io ce l'ho fatto. Ecco, io penso che noi dobbiamo continuare a combattere per questi ideali, dobbiamo continuare a combattere per questo paese, dobbiamo continuare a combattere, perché poi quando lo facciamo arrivano anche i risultati. Guardate, la battaglia che ha fatto, che è stata fatta soprattutto in questi territori, è stata fatta soprattutto in Puglia, rispetto al caporalato, a questo odioso fenomeno che da anni e anni continua a mortificare i nostri uomini, le nostre donne, i nostri territori, che da anni e anni continua a marchiare i nostri prodotti, quei prodotti che certo sono di qualità, che certo sono prodotti che richiesti sono dal mercato, ma sono prodotti però che vivono del sangue e del sudore di uomini e di donne sfruttati. Questa infamia dei nostri territori, nonostante le tante lotte, per oggi possiamo dire che grazie alle battaglie, Stefano, certo, di tutta la CGIL, certamente della FLAG, ma soprattutto di questo territorio, della Puglia, ha finalmente portato un risultato importante, che questa legge, che noi dobbiamo però praticare, che noi dobbiamo applicare. Mi intervistava poc'anzi, prima di questa iniziativa, un giornalista mi diceva che questa legge è troppo politica. Sapete, le controparti datoriali sono un po' arrabbiate, perché in realtà rischiano di non tenere la concorrenza, in realtà rischiano, come dire, di chiudere le aziende, di non riuscire a quadrare i propri bilanci, ma i bilanci non li quadri, continuando a mortificare uomini e donne che vengono anche da oltre i nostri paesi, perché devono vivere, perché devono garantire una vita dignitosa ai propri figli, tenendoli in quelle baracche, sfruttandoli ore e ore, facendoli pagare l'acqua, facendoli pagare i farmaci, tenendoli e sfruttandoli soltanto perché tu li pare utile, soltanto perché c'è un mercato che probabilmente deve essere regolamentato differentemente, perché è chiaro che ci teme anche quello del costo del prodotto e di tutto quel prodotto che devi fare, del mercato che devi mettere in campo, e quindi qui c'è bisogno della politica, ma di quella politica alta, della politica che si occupa non delle prossime elezioni o del cambio di casacca per tornaconti personali ed elettorali, ma di un cambio di politica che pensa a come deve prospettare il futuro, come deve consegnare alle future generazioni un paese diverso e migliore. Questo è il punto, questo è un punto fondamentale. Di Vittorio l'aveva capito, l'aveva pure capito nell'autonomia del sindacato, nella sua straordinaria intuizione, perché Di Vittorio è un uomo di pace, Di Vittorio è un uomo che unisce, dove Di Vittorio ci ha
l'intuizione che mettere insieme i lavoratori, mettere insieme le forze diverse, mettere insieme tutti per costruire un progetto comune che ti dà la forza per raggiungere l'obiettivo. Beh, però si rende conto che c'è bisogno anche di una politica in contesti complessi nei quali lui ha dovuto operare, contesti complessi. Ebbene, oggi c'è ancora qui, c'è bisogno di politica, c'è bisogno di una politica che interpreti veramente i bisogni della gente, dei cittadini, che riesca a dare risposte in termini di risultati, che riesca ad appassionare anche la gente, i cittadini, lavoratori e lavoratrici rispetto a quelli. Quelle foglie oceaniche alle quali Di Vittorio parlava erano appassionate, erano lì perché credevano che insieme si poteva raggiungere un obiettivo, ma lo facevano perché c'erano punti di riferimento credibili, perché Di Vittorio era un uomo credibile, la sua storia parlava della sua credibilità, parlava della sua violenza, parlava delle battaglie che ha messo in campo. Era un uomo che qualcuno ha definito, ho letto che qualcuno ha detto, io non conosco Dio, non l'ho conosciuto, in casa di Vittorio forse ho detto qualcosa di questo. Lui sì, per me lui è Dio, lui è Dio qui in terra, perché io lui conosco, Dio no, e lui mi ha aiutato a risolvere i problemi, lui mi ha aiutato a risolvere i problemi, lui posso riferirmi a lui per avere delle risposte. È straordinario, guardate, non è una parola, è straordinario sentire le interviste agli uomini e alle donne di Cermignone. Povera gente, molto spesso, che non ha punti di riferimento, non solo è commovente, ma ti dà, come dire, quella carica ideale per poter continuare ad andare avanti, per poter continuare ad avere la forza per chi come noi si propone un percorso, un ruolo di rappresentanza, di provare a fare il meglio possibile, perché tu c'hai quella storia da garantire, tu c'hai quella storia alla quale devi dare coerenza. E per questo io voglio, e mi sento di dover ringraziare uomini, donne della CGIL, di tutta la CGIL, a noi di questo territorio, ma tutti quanti noi, che ce la mettiamo proprio tutti in una fase complicata come questa. È difficile rappresentare lavoratori che lavorano con i voucher, eh? E la Puglia è una delle regioni che utilizza questo strumento in maniera indiscriminata, altro che emersione del lavoro nero, altro che un strumento che potesse far emergere il lavoro, no, abbiamo immerso il lavoro nero, altro che emergere, abbiamo immerso il lavoro buono nel lavoro nero. 4,6 milioni di voucher utilizzati sui nostri territori, è un record, guardate, è un record. E come rappresenti uno che sta con un voucher lì, che se appena ti pone un problema si iscrive al sindacato o rappresenta o evidenzia un problema sul piano del lavoro, sulle questioni del lavoro, sulla sua condizione lavorativa il giorno dopo il lavoro? Come lo rappresenta? Questo è il tema che parla a noi, alla nostra organizzazione. Noi abbiamo bisogno di dare coerenza alle battaglie che vengono da lontano, dai nostri 100 anni in passa di storia. E noi dobbiamo preoccuparci di rappresentare anche questo mondo. Non possiamo accontentarci di raccontarci il mondo che ancora non rappresentiamo, che certo ci gratifica. Così come non possiamo accontentarci soltanto della nostra storia, di ritrovarci tutti quanti in un giorno qui a raccontarci quante cose abbiamo fatto, quante buone cose abbiamo fatto, senza pensare come quelle buone cose diventano lo stimolo per andare avanti e fare cose migliori e fare cose diverse. Intanto analizzando la condizione del paese. Per questo che la CGIL ha pensato di mettere in piedi questa straordinaria campagna che è quella della Carta dei diritti. Guardate il piano del lavoro di Di Vittorio, il piano del lavoro della CGIL degli ultimi anni. Un piano del lavoro che mette in piedi proposte alternative a quelle del governo che non danno risultati, su come l'economia può riprendere con modalità e con strumentazioni diverse e scelte diverse. Lo statuto dei diritti dei lavoratori, le leggi costituzionali del lavoro, la carta dei diritti dei lavoratori che la CGIL ha messo in campo, la sua proposta straordinaria. Una proposta che identifica la CGIL ed identificherà la CGIL dei prossimi anni. Una proposta all'interno della quale ci poniamo il problema di come osservare il cambiamento nel mondo del lavoro, di prendere atto che il mondo del lavoro è cambiato, che ci sono nuove forme di lavoro, che ci sono nuovi lavoratori, che è più complicato rappresentarli, che non stanno più tutti in un'azienda, che il tessuto produttivo del paese è cambiato e noi dobbiamo cambiare
anche la nostra modalità e il nostro approccio. È il nostro approccio. Per questo la Carta dei diritti per noi rappresenta il nostro ordinario strumento per cambiare il paese e migliorare le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici. Una carta che noi abbiamo consegnato al Parlamento, una carta che noi vogliamo diventi legge del paese e che sosteniamo con i nostri referendum, 3 referendum di cui abbiamo raccolto oltre 1 milione di firme, anche questo un caso straordinario, di straordinaria importanza, un 3 referendum che combattono e chiedono l'annullamento dei voucher, questo fenomeno che è degenerato in altri territori, che intervengono sui licenziamenti illegittimi. Comunque, referendum che comunque hanno costretto la nostra organizzazione a discutere con uomini e donne sulle piazze, tra la gente, tutti i giorni, spiegandogli che abbiamo proposte alternative, spiegandogli che possiamo fare altro e che possiamo cambiare le condizioni del paese. Questo è quello che la CGIL deve fare, questo è quello che la CGIL sta facendo per rimanere, come dire, in una condizione di rappresentanza, una rappresentanza che è ancora una rappresentanza forte in questo paese, una rappresentanza che è il nostro, che è riconosciuta e che è una rappresentanza che continuerà e proverà a dare ulteriori risultati ai lavoratori e alle lavoratrici dei nostri territori. Beh, io penso che dalla Puglia può arrivare ancora un grande contributo a questa battaglia di civiltà, questa sulla carta. E poi la diventare. Dobbiamo portare al voto milioni di lavoratori, lavoratrici e cittadini di questi territori. Noi abbiamo raccolto 1 milione di firme, però perché un referendum e questo referendum possa in realtà abolire queste e produrre i propri risultati, dobbiamo portare alle urne oltre il 50% degli elettori di questo paese, dobbiamo fare in modo che quegli elettori contribuiscano e condividano la nostra battaglia. C'è lavoro per tutti, c'è lavoro che è in coerenza perfetta con la nostra storia ed è in coerenza perfetta con le nostre impostazioni politico-programmatiche che da sempre abbiamo affrontato. E poi non sfugge, abbiamo di fronte a noi il tema che è quello del referendum costituzionale. Ovviamente la CGIL, sapete, ha assunto una posizione precisa, una posizione che parte da alcune riflessioni che sono anche riflessioni che comunque partono anche dalla necessità di non dividere questo paese, dalla necessità di non dividere la nostra organizzazione e soprattutto dalla necessità di difendere una carta, quella costituzionale, che per quanto ci riguarda è ancora un punto di riferimento importante per la tutela del mondo del lavoro, un punto di riferimento importante che in altri tempi rappresentava l'unico strumento a difesa e a tutela del mondo del lavoro. Si manifestava con la Carta della Costituzione nelle mani e non era un caso, era l'unico strumento a nostra disposizione. Ecco, la CGIL si è spesa su questo, sappiamo che dal giorno dopo la CGIL, così come Di Vittorio, subito dopo la scissione della CGIL, pensò immediatamente che bisogna costruire le condizioni per recuperare l'unità della CGIL stessa, ma soprattutto l'unità delle organizzazioni sindacali, perché è l'unità che fa vincere. Noi pensiamo certamente che questo è un paese che ha bisogno di costruire le condizioni di un'unità forte intorno a temi forti, che ha bisogno di tutti, ha bisogno delle istituzioni, della politica, delle forze sociali, e ha bisogno di mettere in piedi un grande progetto di paese, così come Di Vittorio ci ha insegnato sul piano del lavoro, che parte dal basso e prova a dare, come dire, prova a dare una forza a chi ha poi le leve del potere per cambiare le decisioni del paese. Beh, io penso che questo lo dobbiamo fare e questo ci deve fare. Io ringrazio ancora tutti i bambini per questo straordinario.